Il contagio legato agli immigrati continua a essere un pericolo costante per gli italiani. È notizia di queste ore che sono stati trovati altri 64 migranti positivi al Covid all'interno dello spot di Pozzallo nel Ragusano. 64 nuovi positivi in un solo giorno, è incredibile. Riepiloghiamo, decine e decine di infetti nei centri di accoglienza e negli spot. La sottovalutazione di Conte e Lamorgese è assolutamente criminale. Invece di chiudere i porti e contrastare attivamente l'immigrazione clandestina, si continua ad accogliere clandestini su clandestini, moltissimi dei quali positivi al Covid. I centri sono un colabrodo, nessun controllo, tutti fanno quello che vogliono, uscendo e rientrando quando ne hanno necessità. Questo governo, con le sue azioni pro clandestini, è un pericolo per l'Italia e per gli italiani. Oramai la Sicilia è il campo profughi d'Europa, l'Italia è il campo profughi d'Europa. Dopo la prima nave traghetto per la quarantena, ne stanno predisponendo un'altra. L'unico interesse di questo governo sembra solo lavorare sui clandestini. Ma che senso ha sprecare milioni su milioni per chi non ha alcun diritto di stare nel nostro paese? Mentre questi fenomeni fanno disastri su disastri, Salvini invece va a processo per aver contrastato gli scafisti e per aver combattuto l'immigrazione clandestina. È una vergogna. Gli italiani sono stanchi, esasperati e delusi. Con così tanti connazionali in difficoltà, è uno scandalo che questo governo si occupi economicamente di mantenere i clandestini amplificando il pericolo coronavirus per tutta la nazione. Il governo prende a schiaffi gli italiani. Alle elezioni regionali, per questa ragione, è necessario mandare un segnale forte di sfratto. Se ne devono andare.